bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, Ciao, sono Angelita Cristantielli e ho 13 anni, vengo da Casa Massima. La mia passione è il canto, infatti lo studio da 9 anni e sin da piccola ho anche studiato danza e recitazione. Spero di trasmettere al pubblico di Stella del Sud gli stessi sentimenti e sensazioni che provo io quando canto. Felicità in questa serata finale di Stella del Sud con Angelita Cristantielli. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, 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 ciao. E allora, Stella del Sud negli anni si è evoluta un po', non è solo canto, non è solo ballo, non è solo musica in generale, ma anche è talento, quindi il talento può essere accostato anche al talento di un artigiano, di un semiprofessionista che man mano vuole realizzarsi nella vita attraverso la propria, il proprio sogno, la propria attività. Il motivo per il quale questa sera è venuto a trovarci lo stilista che ha vestito in queste serate Raffaella, uno stilista internazionale, mio grande amico, al quale va un grande applauso, Paolo Fumarulo, perché questa sera lui premierà una delle aziende site in provincia di Bari, perché noi abbiamo fatto anche i provini a loro, a delle aziende di abiti da sposa, da cerimonia, e abbiamo individuato una in particolare
che si trova a Mola di Bari ed è Demi Couture, questa azienda che si trova in via Matteotti. Prendete nota, cari sposini, novelli, coloro che si dovranno sposare, lo so che ti rubano in questo momento, caro Paolo, ma tu sei qui, sei venuto da Milano anche per questo motivo. Allora, dicevo, tu dovrai premiare questa vetrina, la vetrina spose di questa serata, di questa super finale di Stella del Sud. E quindi diamo il benvenuto alla vetrina di Demi Couture. Come si sta? Lo dico sempre dall'ossio, si sta bene. La vetrina di Demi Couture, eccole qua. Miriana e Sandra, Miriana D'Ambroso, Sandra Giordani. Miriana, tra l'altro, ha vinto Stella del Sud anche qua qualche anno fa. Sì, 2015 precisamente. 2015, adesso fa la modella, vedi? Cioè dal canto, ma tu continui a cantare? Certo, certo, buonasera a tutti. Eh beh certo, hai visto come hai gremito il parterre, l'anfiteatro? Fatelo, fatelo, fatelo! Acconciature stupende! Tu non canti? No, no, io non canto, ballo però. Ah, balli? Ah, vuoi ballare per caso? No, non vuoi ballare, va bene, allora dicevo, le acconciature voglio ricordare che sono di un grande mio amico, Pino Di Vella. Facciamo un applauso a questo bravissimo artista del capello che si trova a Mola sempre in via Marconi. Allora, care ragazze, voi rappresentate in questo momento esattamente la vetrina di Demi Couture, azienda in questo momento Mola di Bari, leader che sarà premiata esattamente dal nostro amico Paolo Fumarulo. Allora, intanto adesso possono, le posso congedare perché dopo ci faranno vedere altro. Di solito dopo il matrimonio, ecco, dopo quando ci si sposa, una volta si faceva così. Cosa si faceva dopo? Si va in luna di miele. Si va, come? In luna di miele. Prima della luna. Ah, E ci si indossa, sì, l'abito al cerimonio, dopo. E ci si vestiva in maniera diversa. Voi sarete naturalmente più eleganti, perché prima ci si vestiva.
da sposi, poi uno si metteva, che ne so, una tuta, veniva, tornava in sala, arrivederci, grazie, e se ne andavano. Invece adesso no, le cose sono cambiate. Grazie, a dopo, grazie. Musica maestro, musica. Adesso arriva, arriva, arriva. Un applauso per loro, fantastiche. La vetrina di Demi Couture, via Matteotti 199, Mola di Bari, di una straordinaria Maria Pavone e Mina Desario. Bene, bisogna ricordarsi tutti noi. Non è semplice non avere il gobbo, eh? Gazzetta del Mezzogiorno, io intanto voglio ringraziare Gianni perché ci stai facendo vivere, diamo voce a Gianni, ci fai vivere veramente delle belle sensazioni attraverso, ecco, le tue pubblicazioni su questa sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che è uno dei mass media più forti che abbiamo, se non il massimo, sì, a livello cartaceo. Qui è il quotidiano più venduto e più letto ovviamente in Puglia e in Basilicata, no? E sono davvero contento e ti ringrazio ancora una volta per avermi coinvolto in questa esperienza. Quello che scrivo lo scrivo con piacere. E tornando al discorso che si faceva prima, loro sicuramente, Luisa e Luigi, anche Maurizio, sono esperti del settore spettacolo e magari... E anche loro, Donato, e anche che Donato, non sono responsabile della produzione, certo, che ad occhio. Le loro valutazioni tengono conto soprattutto della tecnica. Io operando nel settore della comunicazione magari cerco di dare una valutazione che tiene conto anche di quello che riescono a trasmettere i ragazzi al pubblico, perché è importante anche un'opera d'arte. Van Gogh è un grande artista, tecnicamente non perfetto, però riusciva a trasmettere e riesce ancora oggi a trasmettere comunicazione attraverso i suoi dipinti, emozioni. Ecco, io tengo conto soprattutto dell'empatia che i ragazzi riescono a trasmettere, a formare, a coinvolgere con il pubblico. Le emozioni, perché una canzone, bravo, un passo di danza, un accordo di una chitarra devono anche saper trasmettere emozioni, non solo dimostrare la bravura tecnica. Bajando, bajando, olvidando, mirando, che estoy bailando.